Vorremmo che l'indagine, siccome si tratta di un'indagine complessa, vada oltre la dinamica meccanica dei fatti, cioè è caduto una parte di un impianto robotico perché si è allentato una cosa, no? Quindi al di là della dinamica meccanica, bisogna entrare nel vivo nella indagine sui fattori che hanno creato le condizioni di lavoro, nel senso che chi svolgeva quel lavoro, Christian con i suoi colleghi, uno poteva essere anche un manutentore super competente, però se le condizioni erano quello di tempi di consegna ristretti, è chiaro che in una situazione simile qualcosa può sfuggire. Quindi voglio. L'omicidio, perché per noi questi sul lavoro non sono casualità. Come ben spiegavano prima, la disattenzione non è mai una questione che fa il lavoratore di sua scelta, ma è indotta dalla velocità. Diciamo che in Italia c'è stato un aumento del 10% degli infortuni sul lavoro, le malattie professionali non stanno dentro questo conteggio e questo è un elemento di ulteriore gravità. L'aumento della mortalità e degli incidenti sul lavoro è legata e cammina parallelamente alla condizione di precarietà. Calano i salari, calano i diritti, queste due cose camminano insieme. Non è una cosa che vediamo solo noi, è una cosa che conoscono soprattutto le giovani generazioni e i lavoratori ultra cinquantenni. Quindi quello che noi stiamo mettendo in piedi è che per noi non è una casualità il secondo manutentore Fiat nel giro di 2 mesi che muore. Entrambi della zona di Cassino, entrambi molto, molto giovani. Per cui su questo chiediamo che si avvii un'indagine a livello nazionale sulle condizioni di lavoro in FCA, perché non ci sono solamente i morti sul lavoro, ma ci sono anche l'aumento dei lavoratori con ridotte capacità lavorative, quindi stressati dai ritmi di lavoro. Perché Fiat cosa fa? Fa la cassa integrazione, poi riprendono le attività al massimo regime con la sudorazione fino al 95% dei tempi di lavorazione. E questo procura sicuramente un aumento dei lavoratori, dello stress psicofisico, insomma. Quindi noi chiediamo un intervento e un'inchiesta, nel merito. Al tempo stesso chiediamo di essere ascoltati dal magistrato sulla questione della morte, dell'omicidio di Christian Terilli, perché vorremmo porgli delle domande proprio direttamente. E dopodiché è ovvio che quello lo ricordiamo a noi stessi e ai lavoratori. Non possiamo chiedere la sicurezza a chi ci impiega anche in condizioni di insicurezza, ma la dobbiamo pretendere noi e dobbiamo lottare per questo, perché non ci regala niente nessuno. Questa è la condizione in cui siamo ripiombati. Hanno aggiornato in peggio la condizione dei lavoratori, quindi l'organizzazione e la lotta sono fondamentali.